sfida, sfidina, eliminazioni. Ci sono le telecamere, ma quei ragazzi, avete visto, studiano come pazzi, si impegnano. Ma è davvero necessario impegnarsi, fare sacrifici per diventare famosi? A volte bastano 90 giorni in una casa, un po' di baci dati e non dati, una nomination e via, sei già un divo. Volete la prova? Antonello, ti stavamo aspettando, è arrivato il tuo momento. Ma sbaglio, mi piace Ascanio? No, di più. Più a troppo bello. Che gli faresti? Ci dice. No, dillo tanto. Se tutto. Fino a 3 mesi fa Ascanio Pacelli era soltanto un bel ragazzo con la passione del golf. Ma con l'ombrello mi fate dire alcuni. Oggi, dopo 90 giorni nella casa del Grande Fratello, davanti a 100 telecamere e decine di milioni di telespettatori, è diventato un divo che firma autografi. Come ti chiami? Donatella. Aspetta, Johnny! Ma sa nervoso perché c'è sta paperina che lo sta mannando a per tartufi. Viene fermato per strada persino dalle automobili. Grande! E blocca intere piazze semplicemente al suo passaggio, al punto da doversi nascondere. Sai quando non ci pensi e tagli per Piazza di Spagna? Ho beccato una scolaresca tipo di 150 bambini, mi sono dovuto rinchiudere. Prodigi della televisione che trasforma in star anche chi come Ascanio, detto Aschi, la star proprio non la sa fare. Se no è divertente, però mi imbarazza da morire. Flirtano, giocano, fanno prima. Guarda come è ingerbinito. Per questo l'abbiamo prelevato all'uscita del Costanzo Show e l'abbiamo portato con noi in giro per Roma, la sua città, per controllare di persona il suo grado di notorietà. Malgrado le sue timide resistenze. Ecco. Divento matto. Sì. Cioè faccio qualsiasi cosa, ma divento matto. Ma non eri figo un secondo fa. Ascanio. Quando sono uscito è stata una settimana intensa di tantissime cose che ovviamente non ho mai fatto nella mia vita, quindi non sai neanche come affrontare. Ascanio! La cosa più strana è come si possa entrare in una casa essendo Ascanio Pacelli o Mario Rossi e uscire ed essere improvvisamente richiestissimo da tutti, un divo in qualche modo. Siamo a rischio della vita, sì, ma lui è bello come... Io non mi sento un divo, mi sento una persona normale. Io pensavo, sì, sapevo che poteva succedere, però è anche vero che noi dentro la casa pensavamo che è la quarta edizione, che comunque la gente poteva anche essersi un po' stufata. Grazie. Prego. Ciao. 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 Io mi ricordo che con Tommaso a volte diciamo, chissà se magari 1 milione di persone riescono a vederci il giovedì. Invece abbiamo saputo poi che le puntate sono andate molto bene. Spero vedere nella quotidianità la gente che ti ferma. Ciao Ascanio. Grazie Ascanio. Prego, figurati. Lo vivo in maniera positiva, mi fa piacere, e anche perché comunque ho avuto tantissime manifestazioni di gente che comunque mi ha voluto bene, comunque gente che si è divertita. Sono fatto la macchinetta da Roma. Mi imbarazzo anche quando mi hanno chiesto il primo autografo, mi hanno messo un pezzo di carta alla penna, io non sapevo che scrivere, ma tuttora non so che scrivere. A Silvia. Mi fa strano che un ragazzo come me viene a chiedermi un autografo. A me lo fai sulla mano. Giorgia? Sì. Non sono entrato dentro la casa con la speranza di poter entrare nel mondo dello spettacolo. Dietro quel rude uomo di Ascanio, da quell'aspetto così virile, così raro oggi, c'è un uomo che ancora si innamora e che piange per una donna che ha conosciuto da poco. Occadia, dunque, da stamattina lei mi ci ha mandato 2 volte e io gli ho chiesto 3 volte scusa. Sono entrato dentro la casa con la speranza di migliorarmi e di mettere un cannudo anche i miei difetti di fronte a altre persone che non ho mai visto. Mangia. Beh, ragazzi, è una Questi 7 giorni in cui sei uscito, cos'è che ti ha colpito di più? Mi ha colpito il calore della gente, gente che mi ringrazia, gente che ha vissuto la mia storia con Cadi anche in maniera passionale dall'esterno. Non era stato eliminato questo? No. Non mi sento uno zerbino assolutamente, ripeto, là dentro è diverso. Aschi? Aschi, Aschi. Ma cosa fa? No, ma... Ascanio! Ascanio! Attacca! Ma chi attacca? Un po' di dignità! Ma... Se tu mi fai ste c***i paranoi, io e te abbiamo chiuso! E chiudiamo, Katia. Oh. Ma ripeto, io non mi sento così bene, mi sento una persona determinata. E poi lo deride così. E guardate lui che faccia da zerbino. Stai dicendo chiudiamo qua. Una volta che io chiudo una persona, basta. Ok? Io non ti sono chiudito, ho detto che semplicemente... No, tu mi hai detto chiudiamo qui. Siamo arrivati, in bocca al lupo. Credi.
Grazie. Ma lei è l'Ascanio del grande fratello? Come fa la nota? Adesso bisogna vedere come lo montiamo, questo servizio, poi. Visto? Ehi ragazzi, che vi diceva il vostro lucignolo? Visto che roba? Però io non sono convinto. No, non basta così poco per diventare famosi. O meglio, non basta per restarlo. Quanti personaggi del Grande Fratello vi ricordate? Quanti reggono alla prova del tempo? È vera fama questa follia collettiva? O un'illusione che può scomparire in un attimo? Musica, musica con Jennifer Warner.